Oggi siamo entrati nella chiesa di Sant'Antonio a Tarsia per mandare un segnale forte al paese. Nel clima che viviamo quotidianamente, purtroppo assistiamo a una costante guerra tra poveri e soprattutto una guerra a questa situazione che abbiamo riscontrato anche a Torino, no? Le squadre di decoro urbano che sono andate a cacciare senza tetto, cosa che avviene non solo a Torino ma a Bologna, l'abbiamo visto a Como. È una situazione che non volevamo più accettare passivamente ed è per questo che abbiamo inizialmente scritto alla Curia e alle istituzioni per garantire durante l'inverno l'apertura di posti per l'accoglienza senza fissa dimora, per dimostrare che esiste un'umanità da preservare, esiste un'idea di solidarietà a cui noi vogliamo fare riferimento, ma purtroppo non abbiamo mai avuto nessun tipo di risposta e abbiamo deciso di agire da soli, di aprire le porte di una chiesa abbandonata da tanti anni, che come potrete vedere è una chiesa che è stata anche saccheggiata nel tempo, che è rovinata, che è stata già da anni in disuso e che però è uno spazio enorme inutilizzato, e noi pensiamo che questo sia inaccettabile. Solo a Napoli ci sono più di 200 chiese abbandonate che con poco potrebbero essere aperte di fronte all'emergenza, cosiddetta emergenza, che in realtà è il freddo che arriva ogni anno e che ovviamente sulle persone che non hanno una casa perché l'hanno persa per le motivazioni più svariate, non di certo perché gli piaccia vivere per strada, ma perché si perde il lavoro, si viene sfrattati, non ci sono sussidi sociali, non ci sono politiche che garantiscano la possibilità di reinserirsi nel tessuto sociale. Di fronte a questa situazione qui, se le istituzioni non agiscono, abbiamo deciso di farlo noi. Io stamattina, quando sono entrata qui dentro, devo dire la verità, sono contenta, perché io so che stasera qui diremo messa facendo mangiare le persone che vivono per strada, e quindi sono davvero contenta di questa cosa. E quindi noi speriamo di poter dare un messaggio, e vorremmo che chiunque ci ascolti o che vede che stiamo facendo questa cosa venisse a darci una mano, a corresse e far capire che noi siamo un popolo solidale, non quello che vogliono farci credere, che siamo un popolo razzista, che non pensiamo al più povero. Il voto dei cattolici penso dovrà porsi di fronte a questa situazione. Penso che chi veramente si affida al messaggio originario della Chiesa e del Vangelo non può non rimanere in qualche modo vicino a una situazione in cui senza fissa dimora i poveri entrano in una chiesa che dovrebbe essere proprio il primo luogo che dovrebbe accoglierli secondo il messaggio cristiano.